Lotta all'evasione fiscale, controlli in decine di locali nelle principali località turistiche e balneari e già negli anni scorsi ci sono state operazioni, come ricorderete, di questo genere, ma ora i sindaci e le organizzazioni imprenditoriali chiedono minore spettacolarizzazione. Stefano Pietrantonio e poi Marzia Roncacci. Questo fine settimana gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate hanno compiuto un centinaio di operazioni di accertamento in numerose località turistiche del paese. Da Capri a Portofino, da Jesolo a Taormina e Gallipoli sono stati controllati bar, ristoranti, gioiellerie, spa e discoteche. Per i locali notturni le ispezioni sono avvenute insieme ad agenti della SIAE. A Capri in particolare sono stati controllati 15 esercizi commerciali, 14 attività imprenditoriali tra Porto Cervo e Porto Rotondo. In Veneto le verifiche sono state 26 e altrettanti controlli sono stati eseguiti tra la Sicilia e la Sardegna. Le ispezioni non sono state casuali perché, afferma l'Agenzia delle Entrate, gli esercenti sono stati selezionati dopo una preventiva e approfondita attività di analisi del rischio evasione basata su elementi informativi già presenti nell'anagrafe tributaria e sulla conoscenza del territorio che hanno fatto emergere anomalie e assenza di controlli negli ultimi anni. In pratica è stato applicato lo spesometro, in vigore dal 2011, che obbliga tra l'altro gli esercenti a dichiarare al fisco tutte le spese della clientela superiori ai 3.600 euro, cosa che evidentemente non è avvenuta per molte delle attività controllate. Veri e propri blitz, spesso in piena stagione turistica, spettacolari sono le critiche che arrivano, ma probabilmente fatti così proprio per lanciare messaggi ben precisi ai commercianti. Il primo che fece scalpore fu la caccia allo scontrino a Cortina d'Ampezzo, quando 80 ispettori tra il 30 e il 31 dicembre del 2011 passarono al setaccio i più noti alberghi, bar, locali e negozi. Controlli che arrivarono anche a Courmayeur e una ventina di giorni dopo nella capitale. Le Fiamme Gialle effettuarono oltre 400 ispezioni e la metà dei negozi risultò non in regola. Verifiche poi a catena per tutto il 2012 da Firenze a Capri alla costa amalfitana. E ora l'operazione dell'Agenzia delle Entrate. I controlli sono di routine molto discreti, afferma il sindaco di Portofino D'Alia. E anche a Capri l'amministrazione è tranquilla, qui sono costanti, spiega il sindaco Lembo. Critico invece il primo cittadino di Santa Margherita Ligure, De Marchi. C'è modo e modo di fare controlli fiscali. Sono piombati qui sabato sera con il locale pieno di gente. Non siamo in uno stato di polizia. Contrario a ispezioni negli orari di punta è anche il presidente della FIPE Confcommercio Stoppani. Bisogna rispettare le esigenze degli ispettori, ma anche degli imprenditori, perché a volte, afferma, c'è qualcuno che non ce la fa a pagare le tasse. Lo Stato combatta gli sprechi e la spesa improduttiva.